Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Abbiamo visto nel video di ieri come la NASA ha nascosto un messaggio nel disegno del paracadute che è stato utilizzato per l'atterraggio del rover Perseverance. Per chi non l'avesse visto può visionarlo, trovate il link in descrizione. Ci chiediamo perché nascondono questi messaggi? Ma questo oramai è ovvio, lo hanno anche affermato loro. Hanno già dato la soluzione. Abbiamo visto chi è stato l'autore della scoperta di questo messaggio, Abela Puff, che guardando l'immagine ha visto che era strana, aveva dei colori molto interessanti e gli hanno dato molto a cui pensare. Ma di questo, come detto prima, ne abbiamo parlato nel video di ieri. Quello che voglio farvi vedere è come si è arrivati alla soluzione. Il paracadute è diviso in quattro anelli, il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Il quarto ci stanno dando delle coordinate, alcune coordinate che vanno direttamente al Jet Propulsion della NASA situato in California. Con il primo anello vediamo che qui al numero 4 ci sono 7 zeri. All'ottavo troviamo un numero, il numero 1, e poi altri due zeri. Se traduciamo i numeri binari a decimali ci dà il numero 4. Allo stesso modo abbiamo gli altri 1, 18, 5, 127, 1023, 1023 e 1023. Quindi prendiamo come riferimento l'alfabeto numerato da 1 a 26, dalla A alla Z. Se prendiamo la casella 4 di questo numero, corrisponde alla lettera D, l'1 alla lettera A, il 18 alla R, il 5 alla E, che a questo punto si formula la parola DARE. Nel successivo anello troviamo il numero 13 che corrisponde alla M. Se completiamo il tutto con lo stesso procedimento, troviamo MITING. E nel successivo anello facciamo la stessa cosa, 20, 8, 9, 14, 7 e 19, che sarebbe equivalente alla parola THINGS. Questi numeri più grandi possono essere solo separatori o forse nascondono un altro messaggio che al momento non è noto. Quindi, arrivando alla formulazione della frase, troviamo il coraggio di cose potenti, che è il motto usato nelle missioni della NASA. Questa frase è una frase famosa, utilizzata dal 26° presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt, messaggio fatto alla popolazione in modo che non avessero paura per realizzare nuovi progetti senza paura di fallire. E noi ci chiediamo, perché il messaggio viene nascosto in questa maniera? E bisogna anche dire che siamo molto sorpresi di come in sole 6 ore qualcuno tramite internet è riuscito a decifrarlo. Questo mentre invece ci sono persone che tendono a cercare cose nascoste come anomalie nelle fotografie, oppure oggetti metallici che evidenziano oggetti UFO o che si trovano nell'aria. E tutto questo sono stupidaggini? A questo punto voglio mostrarvi queste anomalie che troviamo nelle foto. In questa immagine troviamo questa anomalia nel cielo. E sempre nella stessa foto troviamo un altro oggetto nel cielo. Adesso andiamo in un'altra foto panoramica, dove notiamo lo sfondo marziano. Se vediamo bene non si nota niente, ma se zoomiamo l'immagine notiamo qualcosa che brilla. Certo, potrebbe essere una pietra, in ogni caso è incredibile che qualcosa brilli nel contesto deserto di Marte. Ricordiamo che qui Perseverance sta percorrendo solo pochi metri. Comunque potete fare anche voi le vostre analisi su queste foto.
A tutto ciò bisogna aggiungere che mentre molti scienziati come Brian Cox e Neil deGrasse Tyson hanno espresso il loro entusiasmo per l'arrivo del rover Perseverance su Marte, altri hanno fortemente attaccato la NASA per aver manomesso le loro prime foto della superficie marziana nel tentativo di nascondere la verità. Infatti, alcuni hanno messo in dubbio il vero scopo della missione, mentre altri hanno affermato che l'atterraggio fosse un elaborato inganno. Da parte sua, il popolare ufologo Scott Waring ha accusato l'Agenzia Spaziale Statunitense di non essere del tutto schietta e onesta sulla missione. Perseverance ha già inviato decine di migliaia di immagini sulla Terra, scattate durante la sua discesa e dopo l'atterraggio. Tuttavia, alcune delle fotografie iniziali sono sfocate o oscurate da artefatti digitali. Waring ha affermato nel suo blog che la NASA aveva deliberatamente manomesso le immagini. La NASA ha speso 2,7 miliardi di dollari per la missione del rover, quindi sai che hanno la migliore tecnologia all'avanguardia, il che significa che le telecamere sono il meglio che la Terra ha da offrire, ha scritto Waring. Un fallimento come questo non sarebbe mai accaduto con una tale tecnologia. Anche un semplice iPhone 12 collegato al rover offrirebbe più chiarezza, maggiori dettagli, un migliore contrasto e foto a colori migliori rispetto a quelle che la NASA sta mostrando al pubblico. Allora, come può succedere una cosa del genere? Alle dichiarazioni di Waring si aggiungono anche le famose teorie che la NASA ha stabilito un paesaggio identico al paesaggio marziano sull'isola di Devon. I complottisti più incalliti affermano che il rover Perseverance, come Opportunity e Curiosity, non hanno mai viaggiato nello spazio, tantomeno è atterrato su Marte. Perseverance è conservato in una delle strutture della NASA. Nel frattempo, l'Agenzia Spaziale Statunitense ha schierato una versione più piccola del rover sull'isola di Devon. A questo punto non mi resta che lasciare a voi un vostro parere. Che opinioni possiamo dare a queste anomalie, su queste prime foto di Perseverance? Che opinioni hai? Lasciate i vostri commenti così da poterli condividere con tutti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.